un'industria sulla quale ricade un rischio di incidente rilevante, quindi oltre alle problematiche di carattere idraulico che sono ben note. Quindi questa duplicità di problematiche credo che siano un ottimo presupposto per avanzare nei confronti del privato una copartecipazione, nei confronti della regione, allorquando dovrà stilare l'elenco delle priorità per gli accordi con il governo sul dissesto idrogeologico, credo che un'ottima base di partenza. Ci sono tutte le condizioni per rivendicare correttamente il fatto che la città si doti di un sistema viario adeguato alla complessità idraulica e all'incombente. Si può ipotizzare una sorta di tabella di marcia oppure no? Ovviamente. La tabella di marcia è rimessa ovviamente a tutti i passaggi che ovviamente il territorio e le sue istituzioni faranno con la parte privata, con la parte intesa regione-stato. Però ripeto, stiamo parlando, dal mio punto di vista ci sono tutte le condizioni perché il sindaco barra presidente della provincia indichi autorevolmente questa come una priorità. Sicuramente nel momento in cui lo andrà a fare, non andrà a perorare una causa fine a se stessa, ma una causa di grande importanza per il territorio, sia, ripeto, sotto il profilo del rischio industriale rilevante, sia sotto il profilo delle problematiche idrauliche che comunque questo fiume, purtroppo anche nel passato, ha presentato rispetto a un ponte che forse ormai è un po' vetusto non solo per il traffico che deve sopportare, ma anche per la conformazione, quindi per le campate che possono rappresentare un problema per quando dovesse verificarsi un'ondata di clima severa.